Paolino Pulici, 23 anni, capocannoniere dunque protagonista, in una discussa realtà che si chiama tifo. Ecco, fino a che punto ne è partecipe e come la giudica? Dico come uomo, non come protagonista. Fa come giocatore, serve perché dà una spinta quando si è in campo, un qualcosa che così non si può definire. Come uomo fa il tifo, lo vedo giusto entro certi limiti, quando poi che fa che i tifosi si scagliano contro i pullman, i tifosi rompono i vetri con delle pietre, penso che sia tutto sbagliato. Il derby è una partita particolare, penso che un derby non faccia parte di tutt'altro meno che di un campionato. È completamente soddisfatto del suo ruolo in questa società? Sì, penso di sì, anche perché l'ho scelto e lo farei anche quasi gratis, anche se mi danno qualche soldo per giocare. Qualche soldo? Come e quando si è avvicinato al mondo del calcio? Al mondo del calcio sono avvicinato, sono 7 anni ormai, che 8, oserei dire, prendendo anche l'anno che ho fatto a Legnano, che ho giocato solo una partita, quindi. Ecco, questo strano ragazzino. Cosa. Lei ha giocato una sola partita in Serie C, eppure ottenne subito un provino con la Inter di Herrera, con la Fiorentina e poi col Torino. Come mai? Una sola partita e già era diventato così famoso? Guarda, questo non lo so, bisognerebbe domandarlo a quelli che mi hanno visto giocare e a quelli che hanno fatto tutti i compromessi per comprarmi. Ecco, lei ha detto comprarmi, ecco, qual è la sua opinione sul rapporto esistente fra calciatore e club di appartenenza? Beh, è una situazione un po' imbarazzante, perché condivido le opinioni di Rivera, di Mazzola, che fanno di tutto per liberare i giocatori da questo vincolo che hanno con le società. Famoso cartellino. Famoso cartellino, perché uno gioca col cartellino, viene venduto e comprato come se fosse una bottiglia d'acqua minerale o di vino, di quel che sia. Lei si considera comunque un giovane fortunato? Sì, molto fortunato direi, perché a confronto di altri giovani come me. Ecco, i giovani, qual è la sua posizione nei confronti dei giovani della sua generazione? Beh, finché scendono in piazza per delle contestazioni che servono al mondo d'oggi per progredire, sono d'accordo con loro. Invece quando scendono per distruggere, non penso che. Parliamo dei suoi gol. 20 gol in 97 partite in Serie A, e cioè in 4-5 anni, circa 4 anni e mezzo, no? Sì. Ma di questi lei più della metà ne ha segnati in pochi mesi, 11 quest'anno. Beh, i primi anni, a partire dai 18 ai 21-22 anni, non si poteva pretendere da me una certa maturazione in campo calcistico e anche extracalcistico. Quest'anno invece, aiutato dall'allenatore e dalla famiglia. Ecco, la famiglia. Sono... Cioè lei attribuisce importanza al fatto che si è sposato? Sì, perché con la famiglia sono arrivato a un punto di vita tranquilla, cioè non. Ma prima si sa, quando uno non è sposato non può avere la vita tranquilla, quieta, uno scopo da seguire. Invece con la famiglia è tutta un'altra cosa. Cioè, dovesse dare un consiglio ai cannonieri, lei direbbe sposatevi. No, se dovessero essere come me, penso di sì. Come mai Pulici, appena sposato, è venuto a mangiare al ristorante lei e sua moglie? Beh, abbiamo portato la figlia a Milano, a casa dei nonni, così per la moglie. Per la figlia, non parla... quanti anni ha? Fa l'anno al 13 di marzo. Come si chiama? Patrizia. Del ruolo che ha accettato e che interpreta, direi con entusiasmo e con dignità, quale pensa possa essere il maggiore dei suoi traguardi? Beh, visto che mi ha paragonato a Riva, penso di sostituirlo adeguatamente in nazionale, se mi è possibile.